Bellissimo raduno, complimenti a tutti! Viva il trofeo del Gattopardo! Ci stiamo imbarcando per le Isole Eolie. Inizia il divertimento. Ciao! C'è caldo ma si va avanti. Avanti sempre, sempre, senza aria condizionata. Aria condizionata naturale. E questo è il bello anche di guidare le auto storiche. Bellissimo, bellissimo. Ci vediamo a Liberi. In piscina, in gambot. Cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo rombo, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è? Cosa sarà che ti spinge a comprare di tutto anche se di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno? Oh, cosa sarà uscire di tasca nel no non ci sto, ti getta nel mare, ti viene a salvare. Oh, cosa sarà che dobbiamo cercare, che dobbiamo cercare. Presidente, siamo arrivati a Liberi anche quest'anno nella struttura del Gattopardo. Il Gattopardo, luogo di relax, luogo di pace. Siamo qui con Franca Laura Mancuso. Franca Laura Mancuso, abbiamo il piacere di averla per la prima volta al Trofeo del Gattopardo, ma vorrei spendere due parole su questa nobile donna. È l'unica presidente di un club di autostoriche in Sicilia. Ma non è solo questo il merito, il plauso su Franca Laura Mancuso, è che ha ereditato praticamente uno dei club più storici, quindi è lei della Sicilia, cioè dire il Vincenzo Florio. Vincenzo Florio. Quindi un coraggio di una donna su cui pesa, voglio dire, c'è il gravame di questo retaggio storico di uno dei club più datati. Un club che diciamo ha annoverato forse tra le più belle macchine della Sicilia, ha fatto tra le più belle attività radunistiche. Vabbè. E questa donna con coraggio e determinazione porta avanti questa attività nell'organizzazione, nella gestione dei soci, nelle escursioni, nelle varie omologazioni. Quindi una donna nel mondo dei motori. Forse finora nessuno si è soffermato su questo, su questa capacità, ecco, di questa persona. Io ci tenevo a fare questa votazione. Ti ringrazio che sei qui con noi anche al nome del Vincenzo Florio. Il Vincenzo Florio è stato gestito forse da uno dei più grandi storici dell'automobile, Pippo Vaccari. Quindi il peso di questo retaggio storico che lei praticamente spetta a lei, forse è ancora più impegnativo. Gli abbiamo raccolto l'eredità. Ecco, è ancora più impegnativo, cioè di seguire ancora le orme di quella che è stato Pippo Vaccari, che ha dato tanto al mondo dell'automobile, ma non solo in Sicilia, penso in tutto il meridione d'Italia. Franca Laura, cosa rappresenta l'automobile per lei? Allora, l'automobile per me nel 1979 era solamente un mezzo di locomozione, come tutte le signore avevo la mia 500, ma tutto potevo immaginare che non di finire nelle auto storiche.
Una sera passando per Palermo a Piazza Politeama abbiamo visto un bellissimo manifesto ed era la prima Sicilia dei Florio organizzata dal VCC Panormus, perché il Florio nasce Panormus. Poi, come succede in tutte le belle famiglie, a un certo punto c'è stata qualcosa che ha fatto separare determinati soci e si sono creati due club, il Panormus, che continua affettuosamente con Nina Uccello la sua storia, e noi Florio, che abbiamo una tematica particolare. Ci siamo sempre occupati, appunto, perché Pippo Vaccari era un collezionista, aveva due bellissime Bugatti, di cui una ha fatto parte del nostro raduno in Costiera Amalfitana ed è stato rivedere un pezzo di cuore come se lui fosse con noi. E il Panormus, che invece segue un'altra, le auto, anche le auto più moderne, fa il Giro di Sicilia, competizioni. Noi siamo più sul turistico e sulle passeggiate con le macchine d'epoca, insieme con Catania. Io ci tengo anche a dirlo, perché l'Etneo di Catania, che ora è presieduto da Rosario Menza, un nipotino che io ho conosciuto, vabbè, a 5 anni come mio figlio, nel 79, adesso ha 50 anni e quindi segue anche lui questo. E quindi io ci sono entrata piano piano per amore di mio marito, che desiderava, amava le auto storiche. E poi piano piano, come capita, mi ci sono trovata dentro, come organizzatrice prima e come presidente adesso, raccogliendo l'eredità di Pippo, che purtroppo con noi non è più, ma è come se ci fosse sempre. Quali sono le impressioni di questa prima giornata? Ottime. Ed è una bella cosa, perché sono felice, perché qui non ritornano semplici auto, ma ritorna tutta la storia, come se qualcuno avesse preso la storia e ce l'avesse riportata. Sono come dei gioielli per me le auto d'epoca. Con quale auto partecipate? Noi una piccolissima Lancia Appia seconda serie del 1958. Macchina iscritta ASI regolarmente, targa oro, tutta in condizioni eccelse e originali. È bello vedere tanti appassionati e anche tante auto di prestigio. Sì, assolutamente sì. Ci sono delle macchine che hanno un fascino e molto particolare, sì, sia da quando erano macchine nuove all'epoca che a tutt'oggi. Non tramontano mai. Siento mi cuerpo vibrar cerca de ti. Es tu palpitar, es tu pelo, mi locura, mi delirio, estremezos. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol. Vicepresidente, abbiamo il più giovane componente. Sì, Federico. Federico, l'ultimo di arrivato. Meno di un anno. Meno di un anno. Finito il Gattopardo, faremo una bella festa per Federico. Non c'è sta niente qua. Ok, Napolita, tu vuoi fare l'America, tu. Tu a ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma soldi per cammelli, chi te li dà? Tu fa l'America, America, America, ma si nata in Italia, siete a me, non c'è sta niente qua, ok Napolita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America, whisky and soda e rock and roll, whisky.